abbiamo provato la nuova Toyota Verso Model Year 2013 nella motorizzazione 2000 di 4D da 128 cavalli, che si è dimostrata ancora una volta una unità eccellente quanto a ripresa e passosità nella guida. Gli si può imputare solo una progettazione forse non proprio recente, che per alcuni aspetti, vedi rumorosità meccanica in accelerazione e qualche strappo nelle marce alte, andrebbe un po' rivista. Sospensioni, freni e cambio sono nella norma della categoria, digerendo sicuramente meglio una guida pacata e rilassante che una più nervosa e sportiva, che tra l'altro non si addice alla tipologia del veicolo. Ma adesso ascoltiamo Massimo Gargano che ci parla delle novità proposte dalla nuova Toyota Verso. È sostanzialmente un'auto rinnovata a livello di nuovo modello, perché è un'auto che costruisce su dei punti di forza che sono quelli della spaziosità interna, ma soprattutto la flessibilità nell'utilizzo. La proponiamo nella versione 7 posti perché per noi, grazie alla tecnologia full flat, in realtà è il modo di offrire una 7 posti e una 5 posti in un'unica auto. Quando parliamo di full flat system, appunto, parliamo del fatto che l'ultima fila nella configurazione 5 posti si appiattisce su un pianale che diventa assolutamente flat, piano, e consentendo di avere una opportunità di carico importante. Però con un semplice gesto questa auto ridiventa 7 posti, mantenendo una minima capacità di carico. In più oggi è un'auto rinnovata nel design. Quest'auto oggi ha un frontale completamente cambiato, completamente rinnovato, evoluto nella direzione del clean look design che abbiamo lanciato con la nuova Yaris e confermato con la nuova Auris, quindi che dà un'impronta più aggressiva e con una personalità più importante. Sono cambiati gli interni, le plastiche, i tessuti, ma anche molti elementi di configurazione interna, quindi danno immediatamente la sensazione e la conferma di una qualità sostanziale percepita importanti. I motori, due benzine e due diesel, sono stati rinnovati in termini di emissioni e consumi, e il risultato in termini di comportamento dinamico è assolutamente sorprendente. Quindi è un'auto che si è rinnovata a 360 gradi. Noi la commercializzeremo ad aprile, per questo in questa fase siamo in grado solo di anticipare il prezzo di listino di entrata a 29,50, per il prezzo di lancio lo comunicheremo nelle prossime settimane. La cosa importante è che questa auto è offerta comunque in una configurazione ormai molto completa. Nella versione Active quest'auto ha già, tanto per fare due esempi, il Toyota Touch & Go e il climatizzatore automatico, quindi stiamo parlando di un'auto assolutamente completa, top già nella sua versione Active. You know love's a crazy game, just be always positive. Abbiamo provato anche la sorella più piccola, la Verso S, che ripropone gli stessi punti di forza della sorella più grande, con misure decisamente più compatte. Pratica nel traffico, svolge a dovere il compito di cittadina, grazie anche al diesel 1004 da 90 cavalli, che riprende anche con un certo brio. Uniche grandi pecche sono il cambio robotizzato, che rovina decisamente il piacere di guida con strattoni e scalate fin troppo ruvide, e il prezzo, che per la nostra versione in allestimento style, con 1.400 diesel come abbiamo detto, supera addirittura i 21.000 euro. Davvero troppi se pensiamo che quest'auto è utilizzabile principalmente in un contesto urbano.